Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità Open Badge Italia. Allora, oggi vi voglio mostrare di come sia semplice inserire all'interno del video che avete fatto determinati strumenti. Io diciamo che questi strumenti li ho conosciuto da pochissimo, probabilmente già esistono da tanto tempo. Allora, non parlo né dell'audio né della notazione, ma delle schede. All'interno del video di YouTube è possibile inserire delle schede. Aspettate un minuto che blocco. Ok, perfetto. Abbiamo il video che abbiamo caricato ieri e adesso vedete subito che io ho già inserito all'interno delle schede. Le schede che si possono inserire sono un numero massimo di 5 all'interno del proprio video. La prima scheda che ho inserito è quella insomma, quella che lega al forum, e il secondo è il sondaggio. È molto semplice inserirle, basta cliccare su Aggiungi. Allora, inserite per prima quella che volete inserire per prima. Diciamo, le possibilità di schede sono diverse. Potete inserire schede video o play e o playlist. Ciò significa che potete promuovere video vostro, playlist vostre oppure di altri. Quindi basta che cliccate su Crea e lui subito ve lo dice. Vi dice vogliamo mettere questo video in risalto, quindi i video caricati, oppure la vostra playlist, oppure direttamente un indirizzo di un altro video oppure di un'altra playlist. Adesso facciamo a nulla e vi faccio vedere le altre opzioni. Un'altra possibilità di scheda è la seconda, aspettate un momento che non mi ricordo, è il canale. Promuovi un altro canale, quindi magari non so, cercate un nome utente, una persona che avete fatto la collaborazione, o comunque vi interessa proprio perché è bello, lo potete inserire. Dovete inserire o l'URL o il nome utente e poi il messaggio e il testo. Poi basta che cliccate su Crea scheda e il gioco è fatto, però noi annulliamo. Questa è la seconda opzione di scheda. Ora passiamo alla terza. È il sondaggio ed è bellissimo perché infatti vedete subito che io già l'ho fatto perché permette proprio un'interazione con il canale, con i propri, diciamo, spettatori, sia per quanto riguarda, è bello, sia per quanto riguarda la persona che crea il video, che anche per le persone che comunque visionano, quindi si crea una gamificazione. Basta che inserite la domanda e le varie opzioni. E potete aggiungere altre opzioni, basta che fate crea e si crea tutto. Poi l'ultima opzione vi permette di inserire un link. Un link, allora, esterno. I primi vedete subito voi che vi potete fare un'idea che il primo comunque è sempre un link all'interno perché comunque video, playlist, quindi sempre su YouTube. Il secondo anche, il terzo è qualcosa di interessante, crea gamificazione, mentre il quarto proprio potete inserire vari tipi di link, certo di siti associati quindi che sono all'interno della, insomma, associati al canale comunque. Di siti di merchandising, scusate l'inglese, quindi rivenditori approvati, oppure siti di crowdfunding, che sono le piattaforme di microcredito. Quindi se avete un progetto e volete comunque farlo conoscere e dare un pochettino di visibilità, potete inserirlo. Ovvio, state attenti comunque perché dovete c'è un elenco, insomma, di siti che sono stati approvati, non è che potete inserire qualsiasi tipo di piattaforma, sia di crowdfunding che di merchandising. Quindi basta che scusate, cliccate sul link, vi porterà sicuramente sulla pagina di supporto e lui vi dirà quali sono le piattaforme, sia per quanto riguarda il merchandising e il crowdfunding, quelle che sono state approvate. Quindi cliccate su queste e qua vedete subito che ci sono gli elenchi e ci sono pure degli esempi. Quindi se per esempio stiamo cercando una piattaforma conosciuta, quindi che ne so, una delle più conosciute sono, aspettate un minuto, 2 secondi, datemi, questa di qui per esempio, dovete inserire non il nome della piattaforma, ma il nome della piattaforma dove è contenuto il vostro progetto. Adesso facciamo un esempio, perché secondo me questo di qui del crowdfunding è una figata pazzesca. Allora, andiamo su
Scusate 2 secondi perché il computer deve fare. Ecco, siamo sulla piattaforma di crowdfunding ed è approvata, quindi possiamo inserirla. È normale che non è che inseriamo la home page, ma inseriamo l'URL del nostro progetto. E oggi non inserisco quello del mio progetto perché non lo ho, però se lo dovessi avere, vedete subito che voi avete un link al vostro progetto, questo di qui lo posso inserire all'interno della di YouTube qui. Allora, vi faccio aspettate un minuto, facciamo proprio tutto il meccanismo. Facciamo, copiamo e incolliamo per farvi vedere quello che succede quando noi inseriamo il link. Facciamo avanti e lui subito vi dice subito, mette proprio l'immagine e qui vi dice subito il titolo qual è e poi voi potete mettere l'invito all'azione, quindi supporta. È normale che noi non lo stiamo inserendo perché questo di qui è un progetto di un'altra persona. Comunque siete liberissimo di farlo anche se volete supportare altri progetti di altre persone, però non so quale sia, quindi metterò a nulla. Qui è interessante perché così potete dare visibilità a progetti interessanti, ai vostri progetti, al sito, creare gamificazione. Penso che sia bello e spero vivamente che vi sia piaciuto a voi come è piaciuto a me. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto dalla comunità. Fateci sapere cosa ne pensate.